The Boganoyevan Mastered di Tristano Monaca, un progetto ultra blu e Galleria Contatto. Ma Eleonora com'era? Allora, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, siete tanti e quindi siamo molto emozionate anche di avere la galleria così piena. Già oggi pomeriggio all'estendo ci sentivamo veramente una galleria popolata, no? Con tutti questi personaggi di Tristano. Abbiamo così questa collaborazione con Ultra Blu, che viene rappresentato stasera da Tristano Monaca, con questo omaggio al mondo dell'immaginario, inteso non come è stato spiegato, appunto di sogno dormiente, ma come sorgente flusso continuo di creatività. La mostra si chiama De Boganoyevo, che è una parola inventata, non ha un significato preciso perché non esprime un significato, bensì piuttosto un luogo, una dimensione. L'intera mostra è dedicata al mondo dell'immaginario, quindi rimarca appunto questo discorso di dimensione in cui vagano e intanto si fermano questi soggetti, che soprattutto in questa serie di lavori sono soprattutto uomini e donne, perché è una sottodedica all'immaginario di questa mostra, è proprio l'incontro tra l'uomo e la donna e anche tra il maschile e il femminile, quindi a prescindere dal sesso organico, proprio a livello più interiore. Ed si tratta un po' di una pesca, quindi immergersi in quella parte che non è comprensibile, e anche per questo la parola che dà il titolo alla mostra è una parola che non ha un reale significato, almeno comprensibile razionalmente. C'è una prevalenza anche di femminile, come si può notare, perché sicuramente sul piano di questo incontro la mia attenzione si rivolge soprattutto a quell'orizzonte. Però, come ho già detto, non è soltanto proprio il femminile di donna, ma proprio l'aspetto femminile. In quello lì, che è il trittico che avete alle spalle, c'è questo gioco tra l'interiore e l'esteriore, quindi il soggetto che vedete a destra, che è in primo piano, che è il soggetto realmente in carne, e poi questa figura quasi mistica, il corvo, che porta in sé la parte interiore del soggetto che vedete. E c'è un'interazione tra l'interiore e il luogo che il soggetto abita. E questa interazione scatena, rappresentata anche se in modo abbastanza astratto e delicato, un incendio nell'ambiente circostante, nella foresta alle spalle. E questo un po' proprio per il modo che ha l'immaginario di contaminare la dimensione, insomma, più pratica del quotidiano, quindi è una sorta di interferenza. Questo qui invece, che è il quadro che porta il titolo della mostra ed è l'unico che non ha un soggetto umano o quantomeno antropizzato, visto che il fauno del tutto umano non è. Ed è un po' quello che per me più raccorda proprio alla parte più profonda di questa dimensione. Tant'è che anche i toni si abbassano, non c'è un gioco cromatico così vivace come negli altri quadri, però porta, diciamo, la chiave di lettura delle altre opere. E probabilmente anche perché, mentre gli altri che vedete sono i soggetti che vivono in questa dimensione, questo uccello è un po' come se simboleggiasse proprio quel luogo, quella dimensione lì, è come se incarnasse questo aspetto, questa sfera. Questo qui invece è un lavoro, anche questo, che è stato ripreso più volte. Il titolo è Nel pub. Pub sta per paradosso azione libido, è una dinamica. Quello lì invece è alle vostre spalle, è il titolo Uomo e Corvo, è più semplicemente da una parte un po' un autoritratto, da una parte un po' uno sguardo su chi guarda il quotidiano. Cioè anche
riesce a visualizzare tutto quanto, perché la parte razionale intercede, in alcuni casi può limitare. E qui c'è un secondo orizzonte che non sta di qua. Ci sono anche delle opere minori su carta, che sono questi libri del... Si apre inizialmente come un libro normale, però già si sfoglia nel senso opposto. Una volta che completa questo ciclo di pagine, se ne apre una. E si scopre ancora. Tu, Pietro? Sono quello a destra, parte sempre di un lavoro che avevo fatto appunto sull'uovo, ed è l'unico che mi è rimasto, quello lì di quella serie. E il successivo invece è un po' più complesso, il titolo è Terra Mare. Terra Mare è anche il titolo di una canzone di un disco che ho pubblicato con un mio amico musicista, e questo disegno e questa canzone si sono proprio palleggiati, nel senso che è nato il disegno, nel frattempo è nata la canzone, infatti nella parte inferiore, sopra il seno della donna, ci sono scritti i primi versi del brano. E poi ho finito la canzone. Il titolo della mostra viene proprio dalla canzone. Ho realizzato 4 brani, sono disponibili in fatto CD, che accompagnano questi quadri. Grazie a te. Canoievo altre parole dal mio sogno, acceso un fuoco nei pressi dello stagno, quasi per gioco, da un raggio di fortuna, e la luna è scesa a farsi un bagno con me, gestare queste immagini, e perché siano i colori a vestire cartilagini.